Eccoci qui anche oggi, alle ore, dopo le ore 13.30, arriva a Canale 2. C'è, lo ricordo, ci trovate sul 90 del digitale terrestre in Puglia, ma vi dico notizie, diciamo, ufficiose, probabilmente non ci fermeremo qui, saprete qualcosa in futuro. Parliamo invece dell'argomento di oggi. Come avete visto nell'ultima trasmissione che io ho condotto qualche giorno fa, abbiamo cominciato a parlare di una festa imminente del 20 agosto, cioè l'asta della bandiera e della cavalcata in onore di Maria Santissima del Buon Cammino. Una festa che viene seguita da Canale 2, quest'anno sarà ripresa e trasmessa in diretta, così come abbiamo fatto negli ultimi anni, tranne l'anno scorso e durante il Covid, poi c'è stato, sapete, ci sono stati una serie di problemi, però torneremo quest'anno a rilanciare questa festa attraverso le nostre telecamere, quindi abbiamo già iniziato a raccontarvi quello che accadrà il 20 di agosto. Oggi continuiamo a parlare di questa cosa, però in maniera diversa parliamo con diciamo un gruppo che fa parte di questa, come dire, partecipa a questa festa, all'asta della bandiera, proprio l'avrete capito, aggiudicandosi la bandiera. E parliamo con il loro presidente, ovvero Giacinto Patella, che è qui con noi quest'oggi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Arturo, buongiorno a te, grazie di averci invitato quest'oggi a rilasciare queste dichiarazioni finalmente ufficiali. Si torna a mandare in onda in diretta su Canale 2 l'asta della bandiera e la classica cavalcata. Grazie a te, quest'anno Ci finalmente torniamo in mancherebbe. diretta. L'anno scorso Quando si può fare, quando le condizioni ce lo permettono, condividi pieno che l'anno scorso purtroppo, purtroppo quando non si può, non si può, Sì, ecco. eri No? circondato, eri blindato Eravamo nei tuoi uffici. circondati, sì, da Saluto una serie di tutti. problemi, insomma, avevamo una serie di problemi tecnici. Saluto con affetto tutti gli altamurani, tutti gli amici che ci stanno guardando in questo Allora, momento. Giacinto Patella è a capo di questo gruppo di imprenditori che negli ultimi anni si sono aggiudicati la bandiera della Madonna, dell'asta della bandiera della Madonna del Buon Cammino. Quindi la domanda sorge spontanea: quest'anno cosa farete? Ci sarete? Non ci sarete? Avete intenzione di riprendere la bandiera? Arturo, per prima cosa, quest'anno, essendo i detentori della bandiera, dovremmo fare il nostro primo rilancio. Poi, ovviamente, non dico che faremo un passo indietro perché non ci siamo ancora incontrati per decidere, però sicuramente, molto probabilmente, ci metteremo un po' a un lato e cercheremo di dare spazio agli altri. Ovviamente, osservando e Quello che valutando accadrà, quello che insomma. Perché accadrà durante l'asta e anche verso la fine dell'asta. Quindi non ci dovesse essere nessuno, è chiaro che voi potreste essere sarà difficile perché vista come è andata negli ultimi anni che c'è stato più di un veramente rilancio, più di insomma, è un stata rilancio, una agguerrita. bella partecipazione Sì, dopo di io mi sono questo. solo permesso di dire nella scorsa trasmissione che sarebbe opportuno, ma per un fatto di opportunità, che voi vi metteste da parte anche per un Ah, sì. riciclo, insomma, per dare la Ma è possibilità ad giusto. altri di, Sarebbe anche visto che è giusto. un fatto di fede, tra l'altro, Sì, attenzione Arturo. cioè, se uno se la vuole prendere perché sente il dovere di prenderla per un fatto di fede, insomma, è giusto dare la Sì, possibilità però anche ad giustamente, altri. come dici tu, un passo indietro. Più che noi fare un passo indietro, chi ha fede come noi, chi ha voglia, chi ha veramente amore per portare la bandiera della Madonna a casa, dovrebbe fare due passi avanti. Non dovremmo stare solo a guardare e dire il giorno dopo, ma se stavano di 10 me. No, no, non è così, ragazzi. L'asta è lì, è un'asta pubblica, noi ci siamo stati questi anni, ce la siamo aggiudicata veramente con grande amore, grande affetto, e alla fine questo è il risultato. 5 anni, però ci tengo a precisare, ci sono stati 2 anni di Covid, la pandemia, che non c'è stata nessun'asta, quindi non essendoci nessun'asta, la bandiera è rimasta a chi se l'era aggiudicata E l'anno prima. simbolicamente avete Abbiamo dato un dato. contributo che poi è rimasto anonimo, come un contributo importante nelle casse dell'associazione, che poi l'anno scorso quel contributo la stessa associazione ha investito nella festa dell'anno scorso, come
Però, ripeto a dire, non è che il nostro obiettivo è stato quello di aggiudicarci... lo so, però, diciamo, chiedo scusa se la, sì, la interrompo, come dire, quello che la gente sostiene, che per voi è facile prendere la bandiera perché siete in tanti. Non è che è facile, è bello stare insieme. È una critica, ecco. È bello, no, ma più che critica, è una critica costruttiva, perché noi siamo stati in grado di mettere insieme 15-16 amici e realizzare un progetto. Non dimentichiamo che 6-7 amici, 7 amici di questo gruppo imprenditori, prima di iniziare a partecipare all'asta, sono gli stessi imprenditori che hanno realizzato i grandi palchi, le grandi opere, Piazza Matteotti per Federicus. Di là è nato poi il progetto Aste della Bandiera, che Canale 2 ha sempre mandato in onda, e ci sono le prove, i video che possono testimoniare questa cosa. 2015, 2016, 2017, via Bari, Porta Bari, stava morendo come manifestazione l'asta della bandiera, e questo lo possiamo vedere anche dalle immagini che sicuramente ci sono in archivio a Canale 2. A Canale 2. Nel 2018 nasce questo gruppo di amici, perché prima di chiamarlo gruppo imprenditori siamo un gruppo di amici, che decidiamo insieme, perché è vero quello che dici tu, siamo tanti, non pesa tanti, però... È una critica che viene mossa dalla gente. Vabbè, ma va benissimo, cioè, perché ragazzi... Per loro è più facile, sì, così come si vede questa storia, no? Ma si vede bene. È più facile per voi prendere la bandiera perché siete tanti e dividete la spesa. Ma non è che l'abbiamo fatto noi e nessun altro lo può fare, lo possono fare tutti. Bisogna essere... Lo fate comunque per il bene della festa. Il bene della festa. Poi non ci dimentichiamo. La cosa funziona. La cosa più importante, oltre all'asta della bandiera, è la fede nei confronti della Madonna. Che questo gruppo di amici, dal giorno della giudicazione, dal primo giorno della giudicazione, 19 agosto 2018, sì, a 20 agosto 2023, fra un mese, e continueremo a farlo, noi siamo stati sempre vicini al santuario, all'associazione del Buon Cammino, al comitato festa, alla città, perché noi amiamo la nostra città di Altamura, e ai cittadini. Quindi voi fate oltre a questa cosa. Ma non è che ci limitiamo solo a partecipare alle processioni o alle sante messe. Vi sto dando la possibilità di raccontare. Per essere, noi abbiamo fatto tante cose. Non ci dimentichiamo negli ultimi anni le luminarie di Natale che erano messe nelle stramurali per Altamura, sponsorizzate dal gruppo imprenditore, il grande albero di Natale Porta Matera. Ragazzi, abbiamo fatto tante cose. Ultimo gesto, è evidentissimo che non tutti, 5-6 imprenditori facendo parte del gruppo imprenditori, abbiamo insieme ad altri amici esterni al gruppo imprenditori che si sono uniti, abbiamo realizzato e sistemato 14 aule al Simone Viti Maino per togliere un problema, un disagio grave che si era creato a 600 bambini dal 4 novembre. Cioè, questo non è che se lo facciamo perché no, l'abbiamo fatto perché abbiamo ritenuto opportuno intervenire, accelerare quei lavori e far sì che quei ragazzi non finissero l'anno facendo i doppi turni il pomeriggio, ma abbiamo mantenuto la promessa: dal 4 marzo sono rientrati a scuola dalla mattina. E tante altre cose che non voglio stare a dire, perché non dobbiamo pubblicizzare. Se il vostro scopo è quello di e continueremo fare a farlo, attività, a sta parte, no, ma non di c'è parte, bisogno di starle a continueremo a elencare, tranquillamente a fare le opere, le cose necessarie e utili a tutti i cittadini, a tutta Altamura, come sicuramente avremo modo di confrontarci con la nuova amministrazione per poter presentare dei nuovi progetti. Perché il gruppo imprenditori da settembre diventa Fondazione Imprenditori Altamurani. Ci saranno dei... Quindi raccoglierete anche dei fondi? Sì, dei fondi, ci sarà tutta un'organizzazione diversa, un'impostazione diversa, ci saranno delle nuove entrate, gente che va, gente che viene, ci sarà, diciamo, un rimpasto generale in merito a questa cosa. Però il vostro scopo è quello di avere sempre queste attività importanti, insomma, per il bene di tutti, farete questo tipo di attività. A settembre presenteremo, sicuramente lo chiederò a te, lo chiedo adesso in maniera ufficiale, in televisione, di venire qua a presentare
uno dei più grandi progetti che il gruppo imprenditore vorrà mettere in atto per questa città, lo presenteremo a settembre, dopo la chiusura della festa del Buon Cammino, perché non vogliamo togliere Interferire spazio, ora, interferire nessuno, quindi facciamo le cose, e lo presenteremo alla città. Prima però lo presenteremo all'amministrazione comunale, perché serve il loro parere e il loro consenso. Quante persone si compone questo gruppo? Quanti siete oggi? Oggi siamo 16 persone, c'è stata una new entry l'anno scorso che ci è stato chiesto di partecipare ed è stata ben accettata. Siamo 16 amici. 16, ognuno ha la propria attività, quindi non si fa nulla per fanaticismo perché ci conoscono tutti, lavoriamo tutti, quindi non abbiamo bisogno di esprimere sensazioni di fanaticismo, assolutamente no. Ci conosciamo 16, ripeto, a settembre ci saranno sicuramente delle nuove entrate di altri imprenditori di alta mura che ci stanno chiedendo di poter sposare i nostri progetti, le nostre Quindi iniziative. piace Piace tanto. questo gruppo, Ma la cosa più piace bella, anche agli Arturo, la altri. cosa bella è che abbiamo stuzzicato altri imprenditori, altre attività A produttive di fare altre, a altrettanto. fare altrettanto, a copiarci in quello che noi abbiamo fatto negli ultimi 5, 6, 7 anni e va bene che nascano altre associazioni, altri gruppi, altre persone Sì. che vuol dire che Altamura finalmente È si è vivace. svegliata sotto questo punto A di vista. proposito di imprenditori, consentitemi amici telespettatori, credo che sarà condivisa anche da lei questo mio pensiero. Ieri ci sono stati i funerali di un grande imprenditore, uno storico imprenditore di Altamura, Franco Arnese, che nel settore dell'abbigliamento ha fatto veramente la storia in questa città, e noi vogliamo mandare un saluto ai familiari tutti, perché Franco Arnese No, Franco era era un'istituzione in questa città e un'icona in ha questa città, rappresentato Franco. veramente questa città in maniera seria. Ed Era un'icona, è vero. era un'icona, è inutile stare qui a parlare di cosa era un'icona ed è stata una delle persone. Io quest'anno compio 50 anni, quindi ho avuto modo da adolescente di vedere la persona di Franco ed era anche una persona molto, molto piacevole ed era molto Certo, stimato in certo. quella città. Cioè, e Quindi aveva un negozio, io lo dico a chi io. non ricorda in questo momento, aveva un negozio nel centro storico della città, nel corso di Altamura, Già quello nei dice pressi di tutto. via Santa Caterina, ecco, Sì. dove ora sorge un altro negozio di abbigliamento, ma all'epoca Voglio veramente, c'era Franco Arnese con a il parte suo a negozio. nome di tutti gli imprenditori, voglio Eh sì, perché è estendere stato, insomma, le è nostre stato più un sentite imprenditore. condoglianze a tutta la famiglia con un grande abbraccio che comunque è vero, hanno perso una persona Ha lasciato un molto segno in questa città, brava persona, brava persona. certamente. Va bene, noi, È un ripeto, passaggio doveroso da farsi. mandiamo un saluto a tutti i familiari. Andiamo avanti. Allora, quindi questo gruppo imprenditori altamurani ha riscosso successo. Sì. Avete tenuto la bandiera, ve la siete divisa 20 giorni ciascuno, 24 giorni per ognuno di 24 noi, giorni per ognuno di ciascuno. noi, sì. È stata un'emozione anche questa volta? Sempre, sempre. Ecco, 5 anni. Ogni anno era come se fosse il primo. Perché tutte le famiglie, non ci nascondiamo questa cosa, in tutte le famiglie Ci sono problemi. c'è i problemi e c'è il desiderio di avere la bandiera a casa. Non l'abbiamo fatto, non voglio essere ripetitivo, non l'abbiamo fatto grazie ad esserci messi insieme. Però io l'ho fatto da solo nel 2016. Ed è stato bellissimo. Io quando abbiamo il giorno in cui l'abbiamo restituita, i miei figli piangevano perché oramai si erano Si erano affezionati tantissimo affezionati. ad avere la bandiera della Madonna a casa che ogni volta che la sera o il mattino si svegliavano, loro salutavano la bandiera. Ed erano più piccoli, parliamo del 2016, erano più bambini Dove loro. l'avevate posizionata, giusto? Una curiosità, insomma. Noi avevamo posizionato in un punto a casa dove o di Si lì passava, si dovevi passava. passare per forza di là. Perché
questo è per forza. Il gruppo avevate sempre da, diciamo, è una cosa bella. Poi il gruppo imprenditori è stato tutto fatto con amore e rispetto tra di noi. Il gruppo imprenditori ha creato questa cosa e continuerà a stare vicino all'associazione, al santuario. A proposito di stare vicino, il vostro rapporto con Monsignor Giovanni Ricchiuti, arcivescovo, che purtroppo sembra che ci debba lasciare, insomma, perché andrà in pensione. Peccato. Probabilmente ci auguriamo che possa proseguire la sua, speriamo che la sua opera. Posso che tipo di rapporto avete avuto? Un rapporto molto cordiale, molto educato, stima reciproca. Non, infatti quando c'è stato collaborativo, insomma. Sì, collaborativo. Poi ci abbiamo avuto un paio di incontri per delle situazioni che poi a causa Covid non abbiamo più portato avanti e sono state parcheggiate lì, non abbiamo più fatto, però ripeto, un rapporto eccezionale, come lo stesso rapporto con padre Giacomo. Padre Giacomo, un rapporto eccezionale. Anche lui è vicino alla pensione, mi sa. Non lo so questo, non mi fa dire, devo chiedere a Michele o al presidente dell'associazione o allo stesso padre sono Giacomo. Due figure di questa festa che sono importanti. Importanti, insomma, molto importanti, e sono due persone eccezionali. Padre Giacomo è al santuario proprio della Madonna del Buon Cammino, quindi chi meglio di lui conosce la storia. È una persona squisita, è una persona squisita. Padre Giacomo come lo stesso vescovo, peccato che il 1 agosto il vescovo dovrebbe andare in pensione, così mi hanno riferito. Però so che ha assicurato a voi che comunque ci sarà. Mi diceva Michele, Michele Galia, che ci sarà comunque, mi sa, il giorno che la Madonna torna al santuario o una festa, non lo so, mi accennava qualcosa Michele che comunque... No, non ci abbandonerà, insomma, rimarrà con noi. Speriamo almeno quest'altro anno, perché la sua figura è importante. È importante per tutti quanti noi. Non solo per l'associazione, per tutti gli altamurani, credo per tutta la diocesi. Quindi, allora, ritornando all'asta della bandiera di quest'anno, voi ovviamente darete un prezzo di partenza. Sì, faremo il nostro rilancio, sicuramente faremo un rilancio per dare spazio un po' a chi vorrà partecipare all'asta, anche con somme diciamo basse, a poter partecipare all'asta, a gareggiare, ecco, chiamiamola così. Ci sono altri gruppi che si stanno preparando, secondo lei, per questa... Ha avuto notizia? Sì, cioè, sì, sì. Voi sì. Vi sentite... avete dei contatti durante sì, l'anno? Ci sono dei gruppi, gente che dice ma dai, facciala prendere a noi, cioè, no, attenzione, questo non dicono facciala prendere a noi, perché attenzione, non siamo noi proprietari della sì, bandiera, certo, dico, c'avete questo tipo ci di chiedono, rapporto ci chiedono, sì, queste, sì, queste sì, ci hanno chiesto dei gruppi di amici, ci hanno chiesto, ragazzi, ma quest'anno le vostre intenzioni quali sono, perché dobbiamo un po', ragazzi, se vi dovete organizzatevi, fate la vostra programmazione, create il vostro budget, quello che dovete fare, ma vi dico solo che non faremo un passo indietro, ma ci metteremo, cioè se ci saranno parte, i presupposti ci metteremo da parte, sicuramente ci metteremo da parte, sì, perché è giusto che, come anche tu dicevi, diamo spazio anche agli altri che possano onorare. Certo, perché partite comunque avvantaggiati dal fatto che siete tanti, insomma, rispetto a un singolo. No, che attenzione, che in Altamura ci sono singoli che possono, certo, tranquillamente partecipare da soli. Ma ci mancherebbe. La storia ci insegna, certo. Qualche amico imprenditore. A proposito passato... di imprenditori, lo stavamo dicendo ora, a proposito, abbiamo degli imprenditori davvero che l'hanno fatto in passato da soli. Non è che adesso tutta questa cosa del gruppo faccia paura, no. Altamura è piena di grandi imprenditori, quindi, e lo sta dimostrando il fatto, Arturo, ci tengo a dire, a ringraziare, che stanno imprenditori fuori dal gruppo imprenditori, stanno rispondendo con un contributo, un loro contributo, a far sì che la festa si possa fare in un modo più adeguato, con più disponibilità economiche. Questo va detto, attenzione, perché è vero. C'è un po' così. Però ritornando al discorso dell'asta, perché è il motivo per cui siamo qui, non dico che faremo passi indietro, però confermo che ci metteremo c'è da parte. C'è questa volontà. C'è la volontà di metterci da parte. Se ci saranno i presupposti. Sì, ci metteremo da parte, perché è giusto che venga dato spazio ad altri. Però
Oggi garantire e dire che no, non ci saremo, non posso garantirlo perché... Ma voi durante l'asta che fate? Vi sentite per telefono? Che no, 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 attenzione, attenzione. O vi date un limite? A prescindere dal fatto che comunque ci siamo 6-7 persone di State noi del lì gruppo, presenti. Siamo lì presenti, quindi vi è deciso. Tutto verrà, diciamo, il progetto verrà deciso nei prossimi giorni quando ci incontreremo e quindi avremo già una linea guida. Avendo una linea guida è più facile gestire e capire cosa fare, però la linea guida per quanto mi riguarda non un passo indietro, ma ci metteremo a un questo lato. Questo gruppo imprenditori è nato 5 anni fa, se non sbaglio. È nato marzo 2018, sì. Marzo 2018, quindi sono appena trascorsi 5 anni, ed è nato con l'idea di prendere la bandiera? Sì, no, è nato con l'idea con di ritornare a dare vita all'asta della bandiera, perché l'anno precedente, l'anno prima, il 2017, c'erano stati solamente 3 rilanci, tuttavia Bari 3 rilanci con un'aggiudicazione mi sa di 7.000-7.500 euro. L'anno prima, 2016, c'era stata un'aggiudicazione a sottoscritto di 9.000 euro, l'anno 2015 ancora 12.000-11.000, quindi stava, diciamo, andando un po' in una fase di defiance, cioè non si doveva più, stava come se si stava addormentando. È felice il primo anno durante l'asta, dopo la nostra aggiudicazione, dice una frase che Altamura si è svegliata. Disse una bella frase felice, Altamura si è svegliata, gli altamuranzi si sono svegliati, hanno ridato vita all'asta della bandiera. Bene, ed è importante questo. Vuole dare un saluto, un messaggio al gruppo imprenditori, certo, ai spettatori, a chi saluto, vuole, al comitato festa. Allora, innanzitutto ci tengo a precisare al comitato festa, all'associazione e a tutti i nostri cittadini altamurani che il gruppo imprenditori, a prescindere dall'asta della bandiera, sarà sempre disponibile e pronta a intervenire nel momento in cui ce ne fosse bisogno, sempre per il bene della città. Poi saluto con grande affetto tutti i miei amici imprenditori facendo parte del gruppo imprenditori e non, perché siamo tutti amici in questa cosa qua, e vorrei aprire e chiudere una parentesi: create gruppi, create associazionismo, ma fatelo in un modo lineare è tranquillo per il bene della città e non per il bene proprio. Questo deve essere importante. Ma non ci devono essere doppi fini? Assolutamente no, se non finisce tutto prima di iniziare. Cioè voi non volete assessorati? No! Non volete cose di questo genere? Non ci interessa gli assessorati a noi, come sono stati chiesti dalle altre associazioni. Lasciamo perdere, Noi facciamo... Va bene. Era una battuta. Voglio dare appuntamento a settembre. Battuta, A settembre non ci saremo come gruppo imprenditori, ma Fondazione Imprenditori Altamurani. Vabbè, vedremo cosa. Poi, che se idee avete di avrò il piacere di essere invitato nuovamente al Canale 2. Cercheremo di darvi spazio, perché no? Nell'interesse insomma di tutti. Di tutti quanti qua. Saluto tutti, bene. Saluto Canale 2, grazie Arturo, grazie a tutti quanti voi. Grazie a voi. Vi ringrazio sempre per quello che fate per la nostra città e grazie per ritornare da quest'anno a mandare in onda la diretta dell'asta, ma soprattutto la venuta in città della Madonna del Buon Cammino, che ci protegga tutti. Grazie a Giacinto Padella, presidente del gruppo imprenditori altamurani. Come vedete, noi stiamo trattando questo argomento perché il 20 di agosto, appunto, vi trasmetteremo in diretta ancora una volta questo evento. Allora, bene, appuntamento domani alla solita ora, 13.30. Cercate di rimanere sul 90, non andate oltre perché poi si prendono le multe oltre il 90, insomma, è pericoloso. Ne andate più giù, cercate di fermarvi al 90 del digitale terrestre. Grazie a tutti e risentirci domani.